Benvenuti al mio nuovo video su Pedro Normal. È finito finalmente il campionato 2019-2020. Il campionato 2020-2021 inizierà il 19 di settembre. Comunque, il Parma, che tutti dicevano la regalia ma lei ce la perdiamo, quello o quell'altro, si è comportato in maniera corretta, si è giocato la partita. Come ha fatto anche il Verona, giustamente dopo 20 minuti da sotto di 3 gol, e abbiamo vinto 4-3 a Lecce e abbiamo chiuso all'undicesimo posto insieme a Verona e Fiorentina. Poi per gli scontri diretti, siamo favoriti sia con Verona e Fiorentina, siamo all'undicesimo posto. Una stagione molto buona. L'unica parentesi negativa è stata quelle 7 partite, un punto. Avessimo fatto anche 4-5 punti, eri all'ottavo posto. Vabbè, comunque è andata così. Comunque, una partita di minuti ben giocati, molto bene Caprari, molto bene Hernani, a parte la difesa che ha un po' regalato i 3 gol a Lecce. Comunque ci sta perché ormai è l'ultima giornata. Comunque, poi farò un video sulle pagelle di tutti i giocatori del Parma, compreso anche l'allenatore. Alla fine retrocesso in Lecce, come mio pronostico. Lecce, troppi gol subiti, sono 5 gol subiti. Non ti puoi salvare con questi numeri qua. 52 gol fatti, ma 85 gol subiti, vai in B, bello che dritto. Comunque, questo campionato è finito, è durato un anno addirittura, perché è iniziato il 20 agosto, è finito il 2 di agosto. Che ti devo dire, è stata una stagione intensa, questa cosa poi del virus di 3 mesi out, per cui è stata veramente una stagione faticosissima, perché giocare ogni 3 giorni per tutte le squadre, non solo ovviamente per il Parma, sono veramente estenuanti. Comunque ce l'abbiamo fatta, 49 punti, come detto, una bella stagione si chiude. Vediamo la prossima. Ci dovrebbe essere adesso il cambio di proprietà da parte in favore dei catarioti, speriamo bene, e vediamo un po'. Poi quando ci saranno degli acquisti ufficiali, farò anche dei video, come vi sembra, come non mi sembra questo giocatore qua, se siamo rafforzati o no. Comunque, nei vostri commenti, mi raccomando, iscrivetevi al mio canale, Pedro Normal, Pedro Normal. Sotto scrivete i commenti, la delusione e la sorpresa del campionato. Io dico la delusione il Torino, la sorpresa l'Hellas di Verona, a parte l'ultima partita, vabbè, che ha fatto un po', si è un po' scansato. Comunque, iscrivetevi al mio canale, mi raccomando, e per oggi è tutto, e fate un po' che cazzo che volete.